Ultimi 4 minuti più 12 per la Virtus, 68-56. Milano solo 4 punti in 6 minuti. Sotto sbaglia. Rimbalzo di Wimsey ancora una volta. Milano sta crollando a livello fisico, come in gara 1, come in gara 2. Sì, davvero la Virtus negli ultimi periodi ha fatto la differenza, lo sta facendo anche adesso con Paiola che ha segnato 5 punti, adesso ci riprova da 3. Beffato Paiola, rimbalzo di Gamble, gli stava per strappare il pallone da Tommy, glielo contende, ha ragione perché l'ultimo tocco è di Julian Gamble, però la tripla di Paiola è entrata e uscita e sarebbe stato il colpo di grazia. Sì, come si dice in gergo, è stata sputata dal ferro, adesso Paiola cerca di scippare un pallone a Heinz, davvero ovunque agli occhi della Tigre, questo 21enne che sembra, lo ribadiamo, un veterano per come gioca con sicurezza, per come comanda la squadra nonostante la presenza di Teodosic. Sbaglia da Tome, rimbalzo di Wims che non solo ha segnato 23 punti ma ha catturato pure 8 rimbalzi. Milano sta tirando con percentuali ancora più orrende se vogliamo rispetto a gara 1 e gara 2, al 21% da 3 con 5 su 24, mentre Teodosic dribbla Shields, palla per Abbas, stoppatona di Kyle Heinz che è andato oltre il ferro, fallo nel frattempo di Teodosic lungo la linea laterale a fermare Kevin Panther che viene aiutato a rialzarsi da Sasha Georgievich e nel frattempo il cronometro scorre inesorabile, 2 minuti 51 secondi al termine della partita. Bologna è avanti di 12 punti e comincia a intravedere il traguardo e sarebbe 3-0, lo ricordiamo perché la serie è 2-0, la partita è ancora lunga perché nel basket veramente ne abbiamo viste di tutti i colori, però insomma ci sembra decisamente più lucida, più reattiva la Virtus rispetto all'Olimpia. Eh sì, sono le famose energie risparmiate, anche se poi la Virtus è arrivata fino in fondo quasi in Eurocup, ma è un torneo chiaramente molto meno dispendioso dell'Eurolega, e una Virtus appunto che arriva in fondo con le idee piuttosto chiare, anche se adesso c'è l'ex di turno e Panther che va a segnare un libero, insomma dicevamo una Virtus sicuramente molto molto concentrata con i suoi uomini migliori in campo, anche difensivamente parlando, soprattutto Paiola e Wims che stanno facendo la differenza, e poi Wims soprattutto anche in attacco. 2 su 2 per Kevin Panther, 11 per lui la partita di Wims, 3 su 6 da 2, 5 su 8 da 3, 2 su 3 liberi, 8 rimbalzi, e è vicinissima la doppia doppia, Markovic e Teodosic, una polizza di assicurazione quando il pallone è nelle loro mani e c'è fallo su Milos Teodosic, c'è solo il secondo fallo di squadra per Milano in quest'ultimo quarto, è il terzo di Rodriguez, pallone ancora per Bologna, 2 minuti e 39 secondi al termine, 68-58, Milano soltanto 6 punti in quest'ultimo quarto. Sì. Attacca Teodosic, vediamo Teodosic da 3 punti sfruttando il blocco di Julian Gamble, questa è una sentenza, Milos Teodosic da 3 punti, massimo vantaggio Virtus, più 13, 71-58, sbaglia da sotto Rodriguez, rimbalzo di Markovic e Bologna è vicinissima al 3-0, 2-15, 2-15, 71-58, seguiamo l'attacco Nicola, poi ti cederò la linea, Teodosic in dribbling in mezzo a due, lo devono fermare bloccandogli le braccia perché altrimenti andava fino in fondo ad appoggiare a canestro, fallo su Teodosic che ora, come è successo in gara 1 e in gara 2, sta dominando la scena nel momento più importante della partita, è salito sul piedistallo e comunque anche la difesa di Milano insomma lascia un po' a desiderare, 3 falli in 8 minuti nel quarto periodo e 3 falli in tutto il secondo periodo e in il terzo periodo, mentre c'è un rimbalzo in attacco per la Virtus e insomma sta a significare che la difesa di Milano è troppo poco aggressiva e lascia spazio agli attaccanti di Bologna, e nonostante Bellinelli un po' sottotono, però con un Wims così e sicuramente Giorgi può permettersi di avere un Bellinelli sottotono. Sembra aver alzato bandiera bianca Milano, 1.56 al termine, più 13 per una strepitosa Virtus Bologna, esce Rodriguez, esce Heinz, è mancato il ciaccio stasera, 4 punti, 1 su 7, davvero una partitaccia per il ciaccio Rodriguez, ma ripetiamo,
giocatori dell'Olimpia Milano sono stremati, non hanno più le forze necessarie per contrastare una squadra, la Virtus Bologna che invece è al top dal punto di vista fisico. Markovic 1.50 al termine su Panther, da tre punti Markovic sbaglia, ancora Wimps, rimbalzo in attacco e fa carambolare il pallone su Moraschini, e se Kyle Wimps ancora una volta è riuscito a catturare questo pallone, credo che questo sia il decimo rimbalzo. Te lo confermo, doppia 26 di valutazione, sono veramente un giocatore questa sera in estasi, e sta facendo appunto andare in estasi i suoi MVP, che cantano MVP. Sicuramente di questa gara 3 non c'è dubbio, lo è, mentre adesso c'è ancora Julian Gembe, l'appoggia, segna straripante Bologna, 73-58, è crollata l'Olimpia Milano, letteralmente crollata. Nicola, mi permetti, a 1.25 dalla fine e 3-0 per la Virtus. Direi mamma butta la pasta, per citare il grandissimo Peterson, mentre Shields è anche sfortunato, la palla lo beffa, stava per entrare, e Shields che nell'ultima, in una delle ultime partite della stagione regolare aveva segnato 35 punti a una Virtus che non difendeva, sì, prendeva più o meno 100 punti di media tra Eurocup e campionato. Insomma, adesso manca un minuto alla fine, più 15, direi vittoria in cassaforte. Ancora Gamble, fallo di Panther, tiri liberi, antisport pure, fallo pure antisportivo, Milano è letteralmente crollata, ha segnato 6 punti in quest'ultimo quarto e voglio vedere forse soltanto un tiro su azione. Non, adesso bisogna rivedere un po' come era già successo nel quarto periodo di gara 2, avevano segnato il primo tiro su azione dopo 8 minuti e passa, e avevano segnato solo sul tiro libero, quindi davvero nei quarti periodi la Virtus c'è e Milano esce dal campo, e si era partiti dalla perfetta parità 52 pari. Naturalmente ci perdonerà Emilio Mancuso, ma aspetteremo la fine di questo match per poi dargli definitivamente la linea per, speriamo, un quinto set magari tra Berrettini e Djokovic. Nel frattempo arrivano le standing ovation, perché anche Sasha Djordjevic ha capito che siamo 3-0 a questo punto per la Virtus Bologna. Standing ovation un po' a tutti. Nel frattempo Gamble sbaglia il tiro libero, e non è una notizia perché al 50% è liberi, ma può permettersi di sbagliarli, ne ha ancora, assolutamente, perché siamo 73-58 per Bologna, tutti in piedi che saltano alla Segafredo Arena, 0-2, non è una notizia, no, non era una notizia il primo tiro libero sbagliato, non è una notizia nemmeno il secondo, però il pallone è per la Virtus, e allora addirittura Djordjevic fa entrare anche Stefan Nikolic in campo, il serbo della squadra, sì, di formazione italiana, 23 anni, cresciuto nella Stella Azzurra e poi nella Virtus Bologna, insomma è il segno che c'è gloria veramente per tutti in questa Virtus Bologna, che comincia a sentire profumo di 3-0, non dico di scudetto perché poi bisogna sempre giocare gara 4, l'Olimpia ha sempre orgoglio da avere. Paiola da tre punti, finisce in goleada. Davvero non ce l'aspettavamo, un più 18 in casa per la Virtus, che sta dominando la serie, ma davvero questa è una sconfitta che rischia di pesare tantissimo sulla serie e anche sul morale dei giocatori dell'Olimpia. Ricordiamo una nota statistica incredibile: la Virtus non ha mai giocato una serie da al meglio delle 7 partite, no. Quindi questa è la prima della sua storia. E l'ultima volta che Bologna non ha subito sconfitte nei playoff risale al 2001, proprio l'anno dell'ultimo scudetto e del triplete perché fece 3-0 a Roseto nei quarti, 3-0 con Treviso in semifinale, 3-0 la Fortitudo in finale. Adesso... E in panchina c'era il signor Messina, che questa sera è sulla panchina sbagliata, tra virgolette. Assolutamente, 20 secondi al termine, partita chiusa da un pezzo, 76-58, anche Pippo Ricci va al tiro da tre punti, sbaglia, indovinato un po' chi rimprende il rimbalzo, non è Wimps, se non è Wimps è Alessandro Paiola. Calamita, veramente una calamita, finisce con la palla in mano Alessandro Paiola, e con il pubblico che altro che 2300, sembrano quasi 10.000, della capienza intera della Segafredo Arena, il visibilio. Virtus Bologna batte Olimpia Milano 76-58, la Virtus è 3-0 e tra 48 ore sempre qui alla Segafredo Arena
può completare l'opera, dare uno sweep davvero impronosticabile. Beh, Ettore Messina ha detto qua rischiamo il 4-0 dopo gara 1, dopo gara 1. L'ha detto profeta coscientemente, perché ha visto proprio un crollo verticale delle energie dei suoi giocatori dopo anche la delusione della Final Four di Eurolega. Ricordo che Kyle Wims miglior marcatore ed MVP di questa partita con 23 punti. Ricordiamo soltanto che Milano ha tirato col 20% da 3, pensato un po', 5 su 25 e col 37% da 2. Ha fatto peggio di gara 1 e gara 2. È tutto dalla Sega Fredo Arena. Ringrazio Nicola Zanarini. Ringrazio Andrea Neri alla parte tecnica. Bologna batte Milano 76-58 ed è ci sono 3 match point per la Virtus che è 3-0 nella serie. Ma torniamo da Emilio Mancuso per il match tra Djokovic e Berrettini, da Massimo Barchesi, da Nicola Zanarini la più cordiale buonanotte.